Altre 5 miss siciliane si aggiungono al plotone delle finaliste regionali del concorso Miss Reginette d'Italia dopo la nona selezione che si è svolta a Milazzo in un meraviglioso clima di festa e amicizia. Un evento che si è distinto anche per la qualità degli ospiti, i cantanti Antonio Cannistrà, Noemi Torre e il duo Annalisa Siracusa e Gabriella Bisignano e la scuola di ballo Alma Ritmo diretta da Anna Pagano, esperta in balli sociali e danze storiche. La più votata della serata è stata con il titolo Good Bakery Terme Vigliatori la furnarese Chiara Offredi, 15 anni, che sta maturando una buona esperienza sulle passerelle di Miss Reginette d'Italia con il sogno nel cassetto di diventare una brava attrice di teatro. Una vittoria dedicata a? A me stessa, a mia mamma e a tutto l'impegno che ci metto ogni giorno. Che cosa rappresenta la passerella per te? Per me, a parte tanta emozione, tanta fatica, poi magari conoscere le altre ragazze e divertirsi con loro per me è una bella esperienza. Le altre miss che hanno staccato il biglietto per la finale regionale sono le messinesi Emanuela Russo con il titolo Fiori e piante di Antus Milazzo, Sara Miduri con il titolo Pino Secoti Scala Torre Grotta e Maria Sole Venuti con il titolo Atonore Egitto di Barcellona Pozzo di Gotto e Damasca Lucia Irene Turrisi con il titolo Supermercati Sigma Marilù. Maria Sole, ci vuoi raccontare questa serata? Allora, questa serata è stata emozionante perché abbiamo ballato, siamo stati insieme, ci siamo divertiti molto e questo è l'importante. Hai vinto questo titolo, Autonoleggi Egitto, dedicato a chi? Dedicato a me e a mia madre, ma in generale alla mia famiglia. Che esperienza è stata questa per te? Un'esperienza bellissima, sono molto contenta. Come hai conosciuto questo concorso? Me ne hanno parlato delle mie amiche e mi hanno consigliato di iscrivermi, allora ho deciso di partecipare. Che cosa ti aspetti da questa manifestazione? Mi aspetto di andare avanti e raggiungere i miei obiettivi. Adesso riflettori puntati sulla 10ª selezione che si svolgerà il 14 aprile al Teatro dell'Oratorio Giovanni Paolo II di Olivarella. Le iscrizioni gratuite sono aperte al 339 8254 709.